Buonasera, bentornati a una nuova edizione di TG Chrome. Apriamo con la cronaca locale, con i controlli a tappeto avvenuti questa mattina a Cremona in azione dei carabinieri della compagnia locale, gli elicotteristi di Orio al Serio. Vediamo. Dal cielo e da terra, controlli a tappeto sulla città e provincia da parte dei carabinieri della compagnia di Cremona che hanno richiesto il supporto anche del nucleo elicotteri di Orio al Serio. L'attività ha previsto il pattugliamento stradale di tutte le arterie che conducono alla città e a verifiche nelle aree dismesse, spesso utilizzate come luoghi per nascondere refurtiva o veicoli proventi di reati. I militari hanno effettuato due posti di controllo, uno al Migliaro e uno alla rotonda del centro commerciale Cremona. L'esito dei controlli ha portato a due denunce per guida in stato d'ebbrezza e una per guida con patente falsa. Un quarto automobilista di 25 anni è invece stato deferito all'autorità giudiziaria perché si è rifiutato di sottoporsi al controllo dell'uso di sostanze stupefacenti una volta che, insieme ad un amico, è stato sorpreso dai carabinieri nella zona di Pizzighettone in possesso di siringhe contenenti eroina. Controlli anche da parte dei reparti prevenzione e crimini della polizia su tutta la provincia. Gli agenti hanno concentrato i pattugliamenti sui principali centri abitati: Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina, teatro recentemente di episodi di criminalità. Da lunedì ad oggi sono state identificate 210 persone e controllati 60 veicoli, 20 invece gli esercizi pubblici tra negozi e bar ispezionati. E nel mirino delle forze dell'ordine c'è in particolar modo il mercato cittadino colpito da numerosi borseggi. Mercoledì e oggi in azione pattuglie appiedate della Polizia di Stato, ma anche agenti in borghese della Polizia locale. I vigili si sono occupati di attività legate al contrasto di accattonaggio e vendita abusiva di merce contraffatta. Cambiamo argomento e parliamo di musica. C'è un pezzo di Cremona nella Traviata che debutterà il prossimo 24 maggio al Teatro dell'Opera di Roma con la regia di Sofia Coppola e con i costumi firmati dal grande stilista Valentino. Infatti, a dirigere l'orchestra ci sarà il giovane talentuoso cremonese Iader Beniamini. Vediamo. Regia del premio Oscar Sofia Coppola, costumi firmati dal grande Valentino, scenografie di Nathan Crowley, già scenografo del Cavaliere Oscuro, e l'orchestra diretta dalla giovane bacchetta cremonese Iader Beniamini, direttore associato della Verdi di Milano. Sono questi gli ingredienti della Traviata che il 24 maggio debutterà all'Opera di Roma, dove ci sarà un pezzo anche di Cremona, della musica di Cremona, un grande evento a cavallo tra opera e cinema, atteso da melomani e non solo, che ha già fatto registrare il primo record ancora prima di andare in scena. 1.200.000 euro è la cifra ottenuta dalla vendita dei biglietti, il maggiore incasso di sempre nella storia del Teatro Capitolino. Beniamini sarà protagonista accanto a nomi importanti di questa serata, un ennesimo riconoscimento del suo talento di musicista. Già acclamato dalle platee e da critici di mezzo mondo, ora Beniamini, con quella che si preannuncia una sontuosa rappresentazione forse della più famosa opera verdiana, punta alla consacrazione in patria, in attesa che anche Cremona, la città che si dice della musica, si accorga che uno dei suoi figli più belli ha spiccato definitivamente il volo. Cremona è pronta ad accogliere domani mattina la rievocazione della corsa automobilistica stradale più famosa del mondo, la Mille Miglia. Due i momenti in città: il controllo a timbro in piazza Stradivari, dove sarà possibile ammirare le storiche vetture sportive, e ben cinque prove cronometriche consecutive sul lungo Po Europa, determinanti per la classifica, un'altra passerella da non perdere. L'arrivo del primo concorrente è previsto per le ore 7. Le prove cronometriche sul lungo Po invece si terranno dalle 7:10 alle 11:30. Anche quest'anno Cremona aderisce alla Notte Europea dei Musei, domani a partire dalle 21 fino alle 24, apertura straordinaria serale della Pinacoteca del Museo di Storia Naturale del Museo del Violino. Siamo alle notizie dall'Italia. Questo pomeriggio si è tenuto a Roma, in piazza Navona, il funerale laico di Marco Pannella. Il lunghissimo applauso di centinaia di persone ha accolto il feretro del leader radicale. Un palco è stato allestito al centro della piazza, presenti gli amici di sempre, da Emma Bonino a Sergio D'Elia, da Rita Bernardini alla compagna Mirella Paracchini. Il requiem di Mozart ha segnato l'inizio della funzione, poi è toccato a Rita Bernardini iniziare la cerimonia, ricordando come proprio da Piazza Navona si tennero le grandi manifestazioni delle lotte di Pannella e dei radicali.
Grave incidente a Firenze, un'auto ha falciato alcuni pedoni uccidendone uno, è accaduto sui viali di circonvallazione dove una Dacia Duster è finita sul marciapiede tra Viale Matteotti e Via La Marmora, travolgendo almeno 3 persone, una donna di 78 anni è morta sul colpo, il conducente invece è stato ricoverato in ospedale in stato di shock, sul posto Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e numerose ambulanze. Una slavina staccatasi dalla parete nord del Monviso nelle Alpi Cuneesi ha travolto 8 alpinisti questa mattina. Il soccorso alpino impegnato nelle operazioni di soccorso riferiscono che è stato individuato da un elicottero il cadavere di un alpinista. Una ragazza di circa 14 anni e un suo complice attendeva in auto hanno tentato di rapire 3 bambine che giocavano al parco dell'Acqua Sole in centro a Genova. È accaduto ieri pomeriggio, secondo quanto denunciato alla polizia dai genitori delle bimbe, la ragazza avrebbe avvicinato le piccole mentre giocavano e le avrebbe convinte a uscire dal recinto dei giochi per poi cercare di caricarle sull'auto. Le bimbe sono state salvate dalla mamma di una delle 3 piccole. Passiamo alle notizie dal mondo. Le squadre di ricerca hanno localizzato le scatole nere del volo Egyptair nel tratto di mare in cui sono stati ritrovati i resti umani e rottami dell'aereo precipitato con 66 persone a bordo. Lo riferiscono fonti governative egiziane. Investigatori francesi hanno confermato la presenza di fumo in diverse parti dell'aereo prima che precipitasse nel mare. La presenza di fumo sarebbe stata segnalata da più rilevatori di fumo a bordo. Le cause, hanno aggiunto, restano però incerte. Momenti di tensione davanti alla Casa Bianca quando un agente del Secret Service ha sparato ad un uomo armato ferendolo. Secondo una prima ricostruzione l'aggressore si è avvicinato brandendo una pistola ad uno degli ingressi della residenza di 1600 Pennsylvania Avenue all'altezza del West Executive Drive da dove si accede agli uffici governativi. Molti passanti che in quel momento si trovavano nell'area, la maggior parte turisti. Immediata la reazione degli agenti che dopo aver intimato all'uomo di gettare l'arma di fronte al suo rifiuto hanno aperto il fuoco. Ferito all'altezza del torace, l'aggressore è stato trasportato in ospedale dove verserebbe in condizioni critiche. Passiamo alle notizie sportive. Nuoto, medaglia d'oro per Luca Dotto nei 100 stile libero dopo il miglior tempo in batteria. Il nuotatore italiano vince la gara regina degli europei di Londra. Un'altra doppietta azzurra all'Aquatic Center firmata ancora Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti rispettivamente oro e argento negli 800 stile libero. Identico risultato dei 1500 stile libero con i due fenomeni dell'Italnuoto padroni assoluti della gara. Passiamo allo sport locale, parliamo di basket. La Juve continua la sua marcia trionfale. Ieri sera grande vittoria in gara 1 di playoff di Serie D contro l'Omazzo. Vi lasciamo al servizio e vi diamo appuntamento a domani con una nuova edizione di TG Crom. Un grande applauso per il suo pubblico di Juve. Finale playoff Serie D, atto primo. La Juve ha asfaltato l'Omazzo in gara 1 davanti al bellissimo pubblico di casa della spettacolo. Tifo da Serie A per una partita che è stata aperta per non più di 3 minuti nel primo tempo. Per il resto, cavalcata trionfale di una squadra che si è confermata essere troppo superiore alle altre. Capitan Cazzaniga è di un altro pianeta, ma tutta la squadra ha giocato con il solito cuore, macinando punti e portando il distacco sempre più in alto sino al finale siderale di 68-44. Giovedì gara 2 a Lomazzo con la squadra comasca costretta a cambiare palazzetto in vista di un pubblico fuori dagli standard. Da Cremona pronti pullman e pulmini, saranno quasi un centinaio gli juvini al seguito della squadra. In caso di vittoria esterna la Juve sarà già in Serie C Silver, altrimenti giocherà la bella domenica 29 maggio. Difficile pensare però che la Juve, vista stasera, come in tutta la stagione, possa perdere una partita. Giovedì sapremo se abbiamo ragione.